Marascia. Presente. Caruso. Presente. Impeduglia. Presente. Tumbiolo. Assente. Giacalone Giuseppe. Presente. Zizzo. Assente. Foderà. Presente. Norrito. Presente. Randazzo. Presente. La Grutta. Presente. Giacalone Isidonia. Presente. Alagna. Presente. Di Gregorio. Assente. Pernice. Assente. Ingargiola. Assente. Sualmia. Assente. Diciassette su 30, la seduta è valida. Inizio con gli scrutinatori. Foderà, Caiazzo, Alestra. Prima di passare al primo punto dell'ordine del giorno, il consigliere Caruso ha chiesto di parlare, prego, ne ha facoltà. Presidente, cittadini, colleghi, consiglieri, io ho chiesto gentilmente al Presidente immediatamente la parola per esprimere la solidarietà al consigliere comunale La Grutta, che sappiamo da organi di stampa e anche dalle chiacchiere che abbiamo fatto prima del Consiglio Comunale essere stato oggetto di intimidazioni in questi giorni. Esprimo a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, immagino della maggioranza tutta, e della maggioranza tutta la nostra solidarietà, sapendo bene che comportamenti e atteggiamenti di questo tipo non possono essere assolutamente giustificati come piccoli scherzi o cose di poco conto, ma anzi devono essere perseguiti e ovviamente allontanati con tutto lo sdegno di cui si è capaci. Anche io a nome del Consiglio Comunale ci siamo vicini in questo momento al caro amico Nicola Grutta, dicendo pubblicamente che nessuno si deve mai azzardare a toccare un consigliere comunale di questo Consiglio Comunale, perché tutti siamo uniti e combattiamo queste cose. Quindi tutti questi soggetti che si apprestano a fare questi atteggiamenti avranno in tutti noi come personaggi contrari. E quindi, caro Nicola, continua ad andare avanti col tuo lavoro, che sappi che tutti i 30 consiglieri comunali siamo con te e penso anche l'intera città. Passo al primo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione dei verbali del consigliere Corta, prego. Grazie Presidente, capisco che non ci sono comunicazioni, io la ringrazio di questo piccolissimo spazio che ha concesso. Solo per esprimere il ringraziamento a quanti hanno voluto essere partecipi e solidali e dimostrarmi con affetto e vicinanza. Voglio leggere due righe che ho anche pubblicato sul mio profilo Facebook, anche perché quello che è successo, la reazione dei tanti cittadini è stata accolta con grande affetto e di cuore. L'affetto e la solidarietà e la vicinanza di tutti quanti mi hanno contattato, mi hanno letteralmente travolto e commosso. Vorrebbero sotterrarci, ma non sanno che noi siamo semi, e per ogni lacrima versata, e vi assicuro che in famiglia qualcuna lacrima la si è versata, spunterà un germoglio per ogni lacrima. Le idee sono a prova di proiettili, il cammino è segnato. Io, come moltissimi altri, non sono che un messaggero. Porto nel cuore e nello spirito un mondo nuovo dove gli uomini vivono come fratelli, preferendo la competizione alla competizione, la condivisione e il rispetto per ogni essere vivente e per madre natura. Non si può uccidere un'idea e non si fermerà il percorso. Un abbraccio fortissimo e un grazie di cuore a tutti voi. Detto questo, io mi fermo. Devo ringraziare il signor prefetto, il quale ieri ha avuto un pensiero per me, mi ha telefonato e mi ha assicurato che le forze dell'ordine stanno indagando, e spero che questa storia si concluda presto. Grazie a tutti. Grazie a lei, consigliere Grutta. Consigliere Rina, prego.
Grazie Presidente, Giunta e consiglieri. La ringrazio per avermi dato la parola prima dei punti all'ordine del giorno. Veda, io mi sono trovato in difficoltà, specialmente quando molti amici mi hanno telefonato e mi hanno fatto capire quello che era successo al consigliere La Rutta. Quindi, oltre ad esprimere la solidarietà personale, familiare e da parte di tutti gli amici che mi hanno contattato, voglio rammaricarmi per quello che sta succedendo in questa città. Perché se è vero che nel vecchio Consiglio Comunale si assumevano spesso delle posizioni critiche, portando avanti molte iniziative anche contrarie a quelle che erano amministratori, dell'amministrazione, del sindaco, degli assessori in genere, mi sembra che in questo Consiglio Comunale, e non so se questo sia una causa, spero di no, il Consiglio tutto non ha avuto delle, come delle discussioni, delle iniziative tali da portare a conseguenze di questo tipo, perché non è negli ordini del giorno normalmente quello che è successo al consigliere La Rutta, che può fare anche impaurire non soltanto il soggetto La Rutta, ma tutti quelli che in questo Consiglio Comunale spesso si sono espressi con forza ad esprimere qualcosa che non andava a livello non soltanto amministrativo, ma a livello culturale di questa città. Certo è vero, consigliere La Rutta, che la mamma degli imbecilli, degli stolti, degli omertosi è sempre incinta. Io non voglio che tutto quello che gli sta succedendo e gli è successo sia dovuto a una sua attività politica, perché è veramente grave e non bastano poche parole per esprimere quello che uno può sentire, perché ci possiamo trovare anche in difficoltà d'ora in poi ad esprimere il proprio pensiero, se queste sono le condizioni. Una cosa però voglio che lei ascolti: d'ora in poi cerchi di non essere isolato in questo Consiglio Comunale, chiede anche l'approvazione di questo, anche della maggioranza, di questa opposizione, delle sue iniziative. Lei ha dimostrato in questo anno di avere tempo, disponibilità e di essere molto acuto nel cercare le cose. Ci metta anche noi nelle condizioni di essere vicino, in modo da poter essere più di uno a esprimere questi pensieri. Perché la mia preoccupazione è che fino a qualche anno fa, fino all'anno scorso, da questi banchi eravamo tanti ad alzarci, tanti. Ed non era facile indirizzare qualche cosa su una persona, perché se mi alzavo io, subito dopo c'era qualcun altro che replicava, e un'altra ancora, e un'altra ancora, e un'altra ancora. E questo ne faccio, come dire, colpa a questa opposizione, di cui io ne faccio parte pienamente, perché spesso le sue iniziative sono state lasciate, come dire, isolate. Quindi gli faccio un appello: d'ora in poi coinvolga tutta l'opposizione, anche la maggioranza su questa iniziativa, che lei non si troverà sola, alla solidarietà mia e di tutti i consiglieri comunali. Certo è una città, Presidente, che culturalmente è regredita, perché qui nessuno ha più voglia di dire tutto quello che succede in città, e non parlo di cattiva amministrazione, ma della illegalità diffusa che c'è in questa città, dove magari chi ha attività commerciali, artigianali, viene tartassato dagli organi istituzionali di tutti i tipi perché magari non è in regola su qualche cosa. E magari vicino a 5 metri c'è chi fa la stessa attività illecitamente, abusivamente, non viene nemmeno chiesto chi è. Questo porta illegalità, che è diffusa. Se andiamo la sera sul nostro lungomare è pieno di abusivi. Se andiamo a posteggiare in qualsiasi parte della città, c'è qualcuno che non in maniera
come dire, anche educata, capisci quello che può avere quella persona in quel momento e non ti chiede nemmeno, non ti chiede niente, glieli dai. Ma c'è chi te li chiede con la forza. C'è chi te li chiede con la forza. E questo è indice di una cattiva cultura che ti può portare anche a far sì che con il sotto forma di una telefonata anonima può mettere in difficoltà la coscienza, le persone di questa città. E noi questo non lo vogliamo. Quindi dobbiamo essere tutti determinati a far sì che quello che è capitato al Consiglio della Lutta non succeda più in questa città. Non succeda più. Possiamo avere posizioni diverse se vengono sempre, come dire, giustificate da concetti che li supportano. Ma non è più permesso, signore. Non è permesso. Non è possibile continuare su questo stato di cose. Perché chi ci ascolta, chi ha un'attività in questa città, è completamente sul lastrico. E l'unica cosa che ti chiede è perché da me vengono continuamente e poi c'è qualcuno con un camioncino che vende le stesse cose mie. Quindi ci dobbiamo dare tutti una scossa per far culturalmente cambiare questa città. Tutti, dal primo fino all'ultimo, perché abbiamo bisogno anche di regole certe per tutti. E da questa base poi si può andare avanti e non può capitare quello che è successo, perché ti mette in difficoltà anche nella volontà di esprimere posizioni. Ti mette in difficoltà perché tu hai una famiglia, hai un obbligo verso la tua famiglia. E noi non possiamo venire in Consiglio Comunale avendo la preoccupazione di esprimere il proprio libero pensiero. Questo mi sentivo di dire a nome mio, di tutta l'opposizione e spero anche di tutta la maggioranza. Non è un problema personale, ma veramente siamo arrivati a un punto di rompere certi equilibri, caro Presidente. Non mi era mai capitato una cosa del genere. Non era mai capitato in questa città. E non vorrei, perché magari qualcuno sta andando nella propria azione politica, giusta, non giusta, al di là, per esprimere la loro posizione, a fare delle critiche, a trovarsi in una situazione imbarazzante di questo tipo. Quindi, caro consigliere Agrutta, a nome personale e tutto il Consiglio Comunale, gli chiedo scusa per quello che gli è successo ed esprimiamo la nostra tutta solidarietà personale e collettiva. Grazie. Grazie a lei, consigliere Arena. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione verbale delle sedute precedenti. Atto numero 82 dell'11/6/2015, mozione emergenza immigrati e pesca nel canale Sicilia. Atto numero 83 del 29/6/2015, lettura e approvazione verbale delle sedute precedenti. Atto numero 84 del 29/6/2015, comunicazione svolgimento interrogazione interpellanza, comunicazione del segretario generale sui controlli interni anno 2014 e controllo strategico, controllo di gestione, controllo di regolarità amministrativa e contabile. Atto numero 85 del 29/6/2015, riconoscimento di debito fuori bilancio, concessione di negoziazione assistita tra il Comune Mazara del Vallo e l'Avvocato Aleo, presa d'atto. Atto numero 86 del 29/6/2015, riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza 988/2014 pronunciata dal Tribunale di Marsala nella causa promossa da Quinci Vito contro il Comune Mazara del Vallo, presa d'atto. Atto numero 87 del 29/6/2015, riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 878/2014 pronunciata dal Tribunale di Marsala nella causa promossa da Giacalone Girolamo contro Comune Mazara del Vallo, presa d'atto. Atto numero 88 del 29/6/2015, riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio per la liquidazione della fattura al signor Jean Jordon relativo a uno spettacolo effettuato il giorno 8 marzo 2007. Atto numero 89 del 29/6/2015, mozione abbattimento barriera architettonica. Atto numero 90 del 29/6/2015, mozione albergo diffuso. Chi è favorevole sia seduto, che è contrario si alzi, che è seduto lo dichiari. Votato all'unanimità. Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno, decreto relativo
legislativo 118-2011 e successive modifiche, integrazione, armonizzazione contabile, rinvio di adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e di bilancio consolidato. Prego l'amministrazione di illustrare l'atto. Presidente, prima di cedere la parola all'assessore al bilancio, dottore Bilardello, io ho il piacevole ringraziamento da fare al consigliere La Grutta. È un piacevole ringraziamento perché un consigliere comunale che si impegna a 360 gradi a mettere in luce la sua attività amministrativa politica, io ritengo che questo gli debba essere sempre riconosciuto. E quelle forze oscure presenti nel nostro territorio, forze malavitose, forse indegne di vivere in un contesto civile, queste persone, chiamiamole nel senso largo della parola perché non dovrebbero essere neanche tali, va tutto il nostro biasimo e disprezzo per quello che hanno fatto. E l'invito che l'amministrazione, a nome del nostro primo cittadino, il Presidente Cristaldi, che ha avuto l'occasione personalmente di esprimere tutta la sua solidarietà, noi le ricordiamo e le vogliamo significare che questi momenti difficili, l'amministrazione tutta, ma io direi la città tutta quella per bene, e sicuramente siamo in tanti ad essere persone per bene, le è vicina, a lei e alla sua famiglia. Non deve demordere da questo suo essere, e a volte può sembrare demagogico, a volte può sembrare strategico, ma è semplicemente frutto di un suo buon pensiero su quelle che le cose che si potrebbero fare. Spesso a volte capita che non le possiamo condividere, però non c'è nessuno che può minacciare un altro suo uguale, e sicuramente non può minacciare a chi si spende per portare avanti soluzioni, proposte per la nostra città. E nel rinnovargli nuovamente la mia personale vicinanza, le ricordo che tutta l'amministrazione completa è al suo fianco e continua a lavorare in questo modo e con il suo impegno e la sua serietà. Grazie assessore. Chiesto di parlare l'assessore Bilardello per illustrare il secondo punto dell'ordine del giorno. Presidente, egregi consiglieri, la proposta in trattazione al primo punto all'ordine del giorno è la proposta che riguarda il rinvio al 2016 dell'adozione del piano dei conti integrato, dell'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e l'adozione del bilancio consolidato. Proponiamo altresì come amministrazione comunale di prendere atto, in conseguenza del disposto rinvio, che il rendiconto dell'esercizio 2015, redatto con funzione meramente conoscitiva in conformità allo schema di cui all'allegato 10 previsto dall'articolo 11, comma 1 lettera B del decreto legislativo numero 118/2011, non sarà corredato dai nuovi modelli di conto economico e conto patrimoniale. Si tratta nello specifico di una norma che inizialmente la Regione Siciliana aveva deliberato e che dava la possibilità a tutti i comuni siciliani di rinviare come data al 1 gennaio 2016 l'obbligo di adeguamento alla cosiddetta armonizzazione contabile, e sullo stesso punto la Regione Siciliana ha fatto marcia indietro, per cui ha in un certo senso obbligato tutti i comuni che l'armonizzazione contabile non avevano ancora applicato in virtù di questo rinvio a proporre
un atto al Consiglio Comunale in base al quale il Consiglio stesso potesse deliberare il rinvio non dell'intero sistema legato all'armonizzazione contabile, ma in particolare di tre punti che all'interno di questo nuovo sistema sono disciplinati e che riguardano in particolare il piano dei conti integrato, il conto economico e patrimoniale e il bilancio consolidato. Quindi quello che proponiamo in questa sede come questo primo punto all'ordine del giorno è la delibera di rinvio di questi adempimenti previsti per legge. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Il Segretario per i pareri. Il parere del dirigente dei servizi finanziari è favorevole sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo contabile. Il Collegio dei Revisori prende atto, ai sensi dell'articolo 239,1 lettera B del TUEL, della volontà dell'amministrazione comunale del rinvio al 2016 dell'adozione del piano dei conti integrato, dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria del bilancio consolidato. Grazie Segretario. Per la prima commissione il Vicepresidente Consigliere Giacalone, prego. Il parere della prima commissione consiliare è favorevole. Grazie consigliere Giacalone. Abbiamo oggi in aula il presidente che ringrazio, il presidente del revisore Conti e la dottoressa Marino come dirigente del settore. Apro la discussione generale. Chi vuole intervenire mi chiede la parola. Non vedo nessuno iscritto. Consigliere Crutta, prego. Grazie Presidente, amministrazione, grazie per le parole rivoltemi. E i cittadini presenti, che come al solito sono pochissimi, purtroppo, però so che ci seguono da casa. Allora, stiamo votando praticamente, dovremmo votare, di posticipare un adempimento di legge. Tra l'altro, leggendo la normativa, leggendo la legge, non l'ho letta di recente, ma l'ho letta tempo fa quando ho approfondito queste tematiche, si evince che un piccolo diciamo, chiamiamolo cavillo, rende possibile questa proroga. Quindi la proroga è contemplata nella legge stessa. Sostanzialmente, se andiamo a fondo, si sta, come dire, legalmente si dà legalmente la possibilità di derogare alla legge stessa. Però ci sono, come dire, dei principi che la legge in questione cerca di far applicare a tutte le amministrazioni pubbliche, e quindi in realtà questo collegamento diretto fra l'amministrazione regionale e gli enti locali non è effettivamente un collegamento diretto esistente. La regione ha una sua vita finanziaria, che naturalmente ha refluenze sulla vita finanziaria degli enti locali, ma gli enti locali hanno a loro volta una loro vita finanziaria, la quale va gestita, diciamo, a prescindere da quello che succede in regione. Dico questa cosa perché questo collegamento diretto, secondo me, proprio non ci sta, che è stato testé fatto. C'è da dire che però, leggo testualmente parte della legge, che le regioni e gli enti locali adottano la contabilità finanziaria in questione garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale. I principi applicati di cui al comma 1, quelli che ho testé detto, garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea. Sapete come il Movimento la pensa rispetto a come viene gestita dall'Europa la vita dei popoli europei. Però c'è da dire che la verità è che l'Europa dei popoli va costruita garantendo ad ogni singolo cittadino europeo parità di trattamento. Non solo di trattamento nei confronti dei suoi doveri, ma anche dei suoi diritti. E credo che sia un diritto di tutti i cittadini poter verificare che i conti pubblici, nella fattispecie i conti pubblici del Comune di Mazara del Vallo, siano trasparenti, siano in ogni momento facilmente reperibili quella che è la contabilità finanziaria.
Con questo non voglio dire che i conti non siano trasparenti, ma sto semplicemente dicendo che così come, e torniamo al discorso del buon padre di famiglia, così come il buon padre di famiglia, parlo in questa maniera per rendere, come dire, chiaro anche al cittadino che ascolta quello di cui stiamo parlando, il buon padre di famiglia che fortunatamente ha un lavoro e prende lo stipendio, chiaramente applica questi principi nella vita della sua famiglia, li applica, diciamo, naturalmente, perché materialmente il buon padre di famiglia piglia lo stipendio il 27, dopodiché spende in base a quella che è la sua il suo consolidato. Quindi materialmente il buon padre di famiglia può andare dal commerciante a comprarsi i vestiti, può andare a comprarsi da mangiare in base a quello che ha effettivamente in tasca e in base a quello alla sua capacità finanziaria effettiva. Capacità finanziaria effettiva vuol dire che se io ho un determinato reddito, ho un determinato determinate possibilità, posso andare in banca eventualmente a chiedere un prestito e quindi praticamente la mia capacità in quel momento economica testimonia la possibilità della mia spesa. Questo tradotto, diciamo, è travasato nella fattispecie della contabilità pubblica, ovvero nella contabilità dei comuni, vuol dire che se ci sono per esempio dei residui passivi, dei residui attivi che materialmente per varie motivazioni per esempio non sono esigibili, è inutile che li mettiamo in bilancio, perché in quel momento il bilancio non è veritiero. Perché materialmente se io ho dei residui che non sono esigibili, continuare a mettere la bilancia vuol dire che i numeri non sono esattamente, diciamo, quelli, la capacità di spesa non è effettivamente quella, il consolidato non si evince chiaramente. Quindi quando la normativa che si adegua alle direttive europee, secondo me in questo caso giustamente, dice ai comuni di armonizzare la contabilità, sta dicendo una cosa giusta, sta dicendo che il comune che ha una capacità di spesa che deve essere riscontrabile, che deve armonizzare gli ingressi, le entrate con le uscite, tutto deve essere sempre, diciamo, quantificabile in maniera certa. E allora la domanda è la seguente: per quale motivo stiamo rimandando? Per quale motivo stiamo rimandando? Perché non siamo pronti? All'ordine del giorno, il punto successivo, voteremo praticamente la testimonianza, la presa d'atto che i conti sono in regola, che il patto di stabilità intermedio con scadenza al 31 luglio è in regola. Ora la domanda è semplice: se noi abbiamo i conti in regola, perché questo ci dice la delibera successiva, se abbiamo tutti i conti sotto controllo, per quale motivo dobbiamo derogare? Per quale motivo dobbiamo farlo l'anno prossimo? La legge ce lo consente, ma per quale motivo un padre di famiglia che ha tutti i conti in regola dovrebbe rimandare la possibilità di dire ai suoi figli, a sua moglie, che i conti sono in regola e glielo deve raccontare l'anno prossimo? Allora il discorso è presto detto. Io desidero dai dirigenti in aula e dall'amministrazione eventualmente, desidero sapere, da questo verrà fuori il mio voto positivo o negativo, desidero sapere per quale motivo stiamo rimandando, perché rimandare vuol dire che possibilmente, e qui entra in gioco, diciamo, la parte politica, se possibilmente ci saranno elezioni e possibilmente questa amministrazione dovesse interrompere il suo percorso per un qualche motivo elettorale, questa patata bollente, che voi in questo momento dite che non è bollente e non capisco perché la volete rimandare, passerà all'amministrazione successiva e quindi l'armonizzazione fiscale che potremmo e dovremmo fare quest'anno se i conti sono in regola, se siamo pronti, non capisco perché la dobbiamo rinviare o all'amministrazione Cristaldi, che il prossimo anno possibilmente sarà ancora in carica, chiaramente, giusto? O eventualmente a chi verrà dopo. Ora, il discorso è presto detto: se i conti in regola, perché non stabiliamo questi principi una volta per sempre adesso? Per quale motivo? Ci sono difficoltà? E se ci sono difficoltà, cortesemente fatelo sapere ai cittadini, fatelo sapere a chi vive in questa città, il perché stiamo rimandando questi principi, visto che le cose voi dite che stanno con i numeri a posto, perché lo stiamo rimandando al 2016? Perché non ci prendiamo in carico delle nostre responsabilità adesso? E quindi chiedo
Alla parte burocratica, ai dirigenti presenti, al segretario, alla dottoressa Stella Marino, chiedo di avere spiegazioni dettagliatissime del perché non stiamo facendo l'armonizzazione della contabilità di questo comune adesso. Grazie. Grazie a lei, consigliera Grutta. Prima di passare la parola, è arrivata una memoria del consigliere Diadema, egregio Presidente del Consiglio, con la Presidente comunico che sarò assente dai lavori consigliati dal 27 al 10 agosto per motivi personali. Per le comunicazioni di gruppo la prego di contattare il vicepresidente del gruppo misto. Cordiali saluti, consigliere Diadema Teresa. Pervenuta un'altra nota del consigliere aggiunto Sualmia, che si trova in Tunisi, a Tunisi, e ci augura buon lavoro. Chi chiede di parlare? Non vedo nessun. Assessore, prego. Presidente, consiglieri, ho soltanto per rispondere a alcuni chiarimenti che sono stati sollevati dal consigliere La Grutta poco fa. Allora, consigliere, intanto per quanto riguarda, faccio una piccola premessa, il discorso della trasparenza, che è importante, e dei conti pubblici come di tutti gli atti posti in essere dall'amministrazione. È chiaro che questo, al di là dell'armonizzazione contabile e dell'armonizzazione prevista da questa nuova normativa, tutti gli atti rilevanti che riguardano l'amministrazione hanno il massimo della pubblicità, e quindi penso che su questo è inutile, diciamo, fare un discorso aggiuntivo in base a quello che è stato detto. Per quanto riguarda il discorso dell'adempimento, è importante chiarire una cosa: i conti sono a posto e noi lo ribadiamo, lo ribadisce l'amministrazione, lo ribadisce anche il dirigente dell'ufficio finanziario, ma il fatto che i conti siano a posto ha poco a che vedere con questo adempimento dell'armonizzazione contabile, nel senso che io ho detto nell'intervento poc'anzi che la Regione Siciliana, che per noi chiaramente legifera in merito, aveva stabilito che l'obbligo di questa armonizzazione contabile in capo ai comuni scattasse dal 1 gennaio 2016. E siccome non è che è un problema di avere conti o meno in ordine, ma è un problema di impostazione e di procedura contabile che viene applicata. Per cui se noi dal 1 gennaio 2015 il Comune ha tenuto la contabilità in un certo modo, con un certo sistema, con un certo software, con certi prospetti previsti dal bilancio, e siamo arrivati al mese di luglio, nel momento in cui nel mese di luglio ci dicono che quello che è stato detto fino ad oggi da parte della Regione Siciliana non può essere recepito perché abbiamo scherzato, invece l'obbligo partiva dal 1 gennaio, ma c'è la possibilità, per quanto riguarda quei tre punti che sono tre punti fondamentali sotto l'aspetto di quello che è il lavoro che c'è dietro la realizzazione di questi atti, può essere rinviata al 1 gennaio 2016, è chiaro che in questo caso il Comune di Mazara, come la maggior parte dei comuni, debbono necessariamente procedere a questo rinvio, altrimenti è pena la ricostruzione dell'intera contabilità a partire dal 1 gennaio 2015, che non porterebbe a un risultato diverso sotto l'aspetto numerico, sotto l'aspetto di quelli che sono gli equilibri di bilancio, sotto l'aspetto di quello che è l'equilibrio di cassa, ma porterebbe soltanto un sistema e una gestione contabile diversa. Quindi diciamo che ritengo che sia un atto che di diligenza da parte dell'amministrazione, da parte del Comune, da parte del Consiglio Comunale, proprio per fare in modo che non si perda tempo in adempimenti che poi porteranno alla fine a un risultato che è quello che, di cui parleremo poi successivamente nella successiva delibera. Io spero con il mio intervento di averla convinta e che lei possa votare favorevolmente l'atto. Grazie. Grazie Assessore. Non vedo nessuno iscritto a parlare. Metto in votazione il punto 2 all'ordine del giorno. Decreto legislativo 118-2011, successive modifiche, integrazione, armonizzazione contabile, rinvio di adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e di bilancio consolidato. Che è favorevole si è seduto, che è contrario si alzi, che è stato lo dichiari. Favorevole Firenze, Norrito, Giacalone Sidonia, Foderà, Zizzo, Giacalone Giuseppe, Alagna, Impeduglia, Pernice, Tumbiolo, Caruso, Marascia, Caiazzo, astenuti La Grutta, Alestra, Arena, Mauro, Safina, Bonmarito e il Presidente. Presenti 20, 13 favorevoli,
7 astenuti. Il punto numero 2 passa. Metto in votazione l'immediata esecutività. Che è favorevole si è seduto, che è contrario si alzi, che è seduto dichiari. La stessa votazione. Consigliere Burzotto, è entrato? Quindi non partecipa alla votazione. Quindi la stessa votazione di poco fa. Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno, articolo 193 del TUEL come modificato dal decreto legislativo 118-2011 e successive modifiche, integrazione, ricognizione e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Prego l'amministrazione di illustrare l'atto. Presidente, egregi consiglieri. L'atto posto alla vostra attenzione riguarda la ricognizione e salvaguardia degli equilibri di bilancio. È un atto importante nei contenuti, ma anche un atto particolare che stiamo proponendo oggi al Consiglio Comunale. La normativa rispetto all'esercizio precedente, che stabiliva la data del 30 settembre di ogni anno affinché il Consiglio Comunale approvasse la salvaguardia degli equilibri di bilancio, è cambiata e ha fissato nella data del 31 luglio l'approvazione di questo importante atto, data che coincide con il termine fino ad oggi dell'approvazione del bilancio di previsione 2015. Dico fino ad oggi perché è in corso una riunione tra Stato e Regioni, conferenza Stato e Regioni, per la eventualmente slittamento e proroga del bilancio di previsione 2015 alla data del 30 settembre. Data del 30 settembre che invece è in questo momento prevista per quanto riguarda il bilancio di previsione 2015 delle province e delle città metropolitane. È chiaro che noi abbiamo ritenuto, nel dubbio della norma, e quando dico nel dubbio della norma mi riferisco al fatto che rispetto ai comuni che non hanno approvato il bilancio di previsione alla data del 31 luglio 2015, il Ministero dell'Economia e Finanze nulla ha detto in merito alla delibera di ricognizione e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Abbiamo quindi ritenuto opportuno, di concerto con il dirigente dell'ufficio finanziario e anche con il segretario generale, di proporre ugualmente un atto importante, anche se il bilancio 2015 ancora non è stato approvato, che facesse una ricognizione sullo stato di equilibri del comune e quindi dello stato degli equilibri finanziari del comune di Mazara del Vallo. È stato un atto che ha messo in evidenza, attraverso una relazione allegata e sottoscritta dal dirigente dell'ufficio finanziario, che il comune di Mazara del Vallo ha i conti in ordine, ha i conti a posto e soprattutto per quanto riguarda il 2015 e la data odierna rispetta, sotto l'aspetto di quelli che sono i numeri, sia gli equilibri in termini di gestione di competenza, sia gli equilibri per quanto riguarda la gestione dei residui e sia gli equilibri per quanto riguarda la gestione di cassa. Ritengo quindi che noi abbiamo fatto, ritengo come amministrazione, una scelta giusta e doverosa a salvaguardia del Comune, ma soprattutto a salvaguardia anche dell'intero Consiglio Comunale, che oggi avrà la possibilità di approvare un atto importante che accerta il fatto che i conti del Comune sono a posto e che stiamo rispettando tutti gli equilibri finanziari previsti per legge. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Segretario, per i pareri. Parere di regolarità tecnica e contabile, i pareri sono favorevoli. Collegio dei revisori. Esprime conseguenzialmente, per i motivi su esposti, parere favorevole sulla proposta di deliberazione. Invita l'amministrazione comunale a monitorare mensilmente lo stato della riscossione e accertamenti, nonché dei pagamenti e degli impegni in questo semestre, tenuto conto dei pagamenti indilazionabili, eventualmente assegnando ai funzionari un tetto sui pagamenti teso a responsabilizzare tutta la struttura sui limiti normativi e sui rischi del mancato rispetto degli stessi. Suggerisce inoltre di monitorare costantemente i debiti fuori bilancio che allo stato attuale subiscono un trend costante di aumento, incrementando la spesa programmata ai fini del ripiano dei suddetti debiti. Grazie segretario. Per la prima commissione il vicepresidente Giacalone, prego, ne ha facoltà. Il parere della prima commissione è favorevole.
Grazie a lei, consigliere Giacalone. Apro la discussione generale. Chi chiede di parlare? Consigliere Mauro, prego. Signor Presidente, grazie. Io intervengo brevemente perché credo che, come dire, un minimo di ragionamento vada fatto su questa delibera, tra l'altro importante, perché è una delibera che... Consigliere, un attimo di silenzio. Scusi, consigliere Mauro, prego. Perché è una delibera che, se approvata, sancisce che sono salvaguardati gli equilibri del bilancio. Io però vorrei capire una cosa: com'è possibile, insomma, discutere di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio quando mancano alcuni documenti fondamentali? Mi riferisco per esempio al bilancio 2015 e al rendiconto 2014, e vorrei capire anche su cosa il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi, dal momento che la stessa dirigente, dottoressa Stella Marino, definisce, cito testualmente ciò che ha scritto il dirigente, non certamente io, che si ritiene necessario comunque effettuare una verifica sugli equilibri di parte corrente, ancorché svolta in esercizio provvisorio e in presenza di dati alquanto aleatori. Cioè, i dati di questa delibera, cittadini, sono alquanto aleatori. Quindi, se i dati sono alquanto aleatori, io credo che il significato di questo termine aleatore, basta prendere il vocabolario, significa legati all'area, legati al caso, sono frutto, sono dati incerti. Quindi il Consiglio Comunale su cosa deve esprimere? Su dati che non ci sono. È lo stesso che qua praticamente potrebbe essere un gratta e vinci, che grattando si vince o si perde, anche lì dato aleatorio. Quindi non capisco come il Consiglio Comunale si possa esprimere su queste delibere, e vorrei capire anche come il Collegio dei Revisori dia un parere favorevole. Su cosa dà un parere favorevole al Collegio dei Revisori? Tra l'altro, gli stessi revisori, cito testualmente il contenuto della nota dei revisori, che la situazione finanziaria, tenuto conto dei dati e delle note allegate al provvedimento all'esame dell'organo di revisione, potrebbe concludersi con un risultato di equilibrio fra entrate, potrebbe. Quindi noi ci esprimiamo su che cosa? Su una delibera che potrebbe essere o non potrebbe essere, e io attesto, consigliere comunale, certifico che sono, come dire, rispettati gli equilibri di bilancio, e c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non va. Cioè, io vado a certificare un bilancio che è in equilibrio quando in realtà sia dottoressa che porta il bilancio, che comunque porta la delibera, che il revisore mi dicono attenzione, però potrebbe non essere vero. E quindi su cosa mi esprimo? Su una delibera che non c'è. E vorrei fare una domanda al dottoressa Marino. Dottoressa Marino, questo comune ha provveduto a effettuare anticipazione di cassa? Per il momento mi fermo qui, grazie. Aspetto la risposta, dottoressa Marino. Allora, fate tutte le risposte e la dottoressa Marino poi risponderà. Quindi, chi è che chiede di parlare? Consigliere Arena, prego. Grazie Presidente, Giunta, consiglieri. Io ribadisco quello che già è stato detto dal consigliere Mauro. Io credo che il nostro regolamento di contabilità dia più tempo ai consiglieri comunali anche di leggere le carte. Sicuramente non è colpa della Presidenza o degli uffici se questo atto è stato portato giorno precedente al Consiglio Comunale, giorno, ma nemmeno il giorno precedente, non 24 ore, nemmeno 24 ore, perché è stato convocato alle ore 9, credo che gli atti siano arrivati attorno alle 11 mezzogiorno in Presidenza, quindi non c'è stata nemmeno la possibilità tecnica di andare a spulciare quello che viene messo dentro questo atto. E il nostro regolamento contabile non credo che anche in urgenza possa permettersi così poco tempo per andare a deliberare un atto di questo tipo. D'altro canto, oltre alle difficoltà tecniche del bilancio di previsione che non è stato ancora presentato,
rendiconto 2014 che non è stato ancora presentato, ci troviamo anche a una difficoltà enorme. Io credo che l'assessore in questa stessa aula l'anno scorso abbia preso impegni con questo Consiglio Comunale. Ha preso impegni dicendo che finalmente nel 2015, al di là di tutte quelle che potevano essere le nuove normative nazionali che potevano succedere, entro aprile 2015 ci portava un bilancio di previsione, come hanno fatto molti comuni siciliani. Bilancio che poi attraverso gli equilibri di bilancio potevano poi anche essere aggiustati. Quindi c'è un'inadempienza in questo momento da parte dell'amministrazione, perché se noi, per così come c'era stato quasi certificato, avevamo un bilancio di previsione, oggi questa discussione non ci sarebbe nemmeno stata. Oltretutto, Presidente, credo che questa sia una legge del 2014, non è che è nata 5 giorni fa, quindi c'era il tempo per predisporre almeno una bozza di bilancio di previsione, perché noi non ci stiamo mettendo in fare degli equilibri in cui poi devono essere calati anche quelle che sono le opere annuali e pluriennali dell'amministrazione, con certezza o meno di somme che arriveranno dallo Stato, dalla Regione, dalla Comunità Europea, con certezza quasi assoluta, se poi il Consiglio Comunale sarà approvato, in cui ci saranno anche dei mutui. Mutui che qui dentro, in quest'Aula, qualcuno ha declinato nel senso di dire che sono state una delle cause di avere problemi di dissesto finanziario. Proprio in quest'Aula. Quindi ci dovremmo fare poi a trovarci in un bilancio in cui ci sono dei mutui che l'amministrazione non ha mai portato in Consiglio Comunale. Anzi, era stato certificato che era causa di tutti i danni delle nuove amministrazioni. Quindi non mi sento nella possibilità di esprimere un parere o un esito positivo a questa deriva sul piano personale, perché mi mancano proprio tutte le certezze, altro che aleatorio. Altro che, consigliera Mauro, come ha chiamato? Qualcuno ha scritto aleatorio, cioè ha dato i numeri, ci possono essere, non ci possono essere. Io non so negli altri comuni cosa sta succedendo, cioè se è una, come dire, qualcosa che sta capitando in tutti i comuni, uno magari può dire vabbè, ma io ho paura che non sia così, che ci stiamo trovando noi in queste condizioni, proprio per non avere letto con molta attenzione quello che già era stato certificato attraverso norme di legge nel 2014. Poi ci possono essere state delle modifiche nel 2015, ma il presupposto essenziale è che un bilancio di previsione a 30 luglio 2015, per il sesto anno consecutivo, questa amministrazione non lo porta in Consiglio Comunale. L'ultimo bilancio di previsione che è stato portato luglio 2009 era quello dell'amministrazione Magaddino. Cioè da allora non c'è un bilancio di previsione che arriva nei termini di legge, giusto, sbagliato, fatto magari raffazzonato, ma noi è da 5 anni che non facciamo più un bilancio di previsione, facciamo un rendiconto, un bilancio di previsione che è sempre rendiconto annuale, e non è che è cambiato niente, cioè stiamo sempre sulla stessa scia degli anni precedenti. Questo è un motivo, Presidente, per cui io sicuramente non voterò favorevolmente questo atto. Grazie. Grazie a lei, consigliere Arena. Consigliere Assessore, prego. Poi consiglieresti. Presidente e Regi Consiglieri, scusate il mio intervento, ma su alcuni punti che sono stati già sollevati ritengo opportuno dare delle risposte per evitare magari che gli interventi dei consiglieri successivi possano alimentare su argomentazioni che a nostro parere, diciamo, hanno un significato e un contenuto diverso. Io volevo innanzitutto mettere in evidenza, anche per rassicurare il Consiglio Comunale, che la delibera che è stata portata sulla ricognizione e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio
È chiaro che ci può essere un'incertezza sui numeri, la cosiddetta aleatorietà, ma si riferisce a quei numeri proiettati come previsione al 31 dicembre. Dico questo perché? Perché se voi prendete la relazione, noi abbiamo le previsioni iniziali, abbiamo la previsione attuale, abbiamo la previsione al 31 dicembre 2015. I dati della previsione attuale, che sono quei dati che oggi certifica e assevera l'ufficio finanziario del Comune che sono in equilibrio, sono dati reali alla data del 27 luglio 2015. Quindi non è che sono numeri aleatori o di previsione. È chiaro che quando il bilancio, quando la scadenza era il 30 settembre, al 30 settembre la salvaguardia degli equilibri sul bilancio cosa portava? Portava dei numeri a quella data. Perché i numeri certi sono i numeri quando tu ti fermi in un determinato momento temporale. In quel momento hai numeri certi, dall'indomani tu numeri certi non hai più. Ci può essere un'incertezza, ci può essere una variazione. E allora, siccome la relazione, io ritengo che da questo punto di vista invece è stata fatta molto completa, perché oltre a dare la previsione iniziale, lo Stato al 27 luglio dei conti del Comune, lo Stato, la fotografia, ha dato anche la proiezione di quello che può essere il risultato al 31 dicembre, ritengo che da questo punto di vista il contenuto e le indicazioni dal nostro punto di vista sono corrette e rispettano quello che sono i canoni per decidere se un comune in questo momento ha i conti a posto e rispetta l'equilibrio per quanto riguarda la gestione di competenza, per quanto riguarda la gestione dei residui e per quanto riguarda la gestione di cassa. Per quanto riguarda le considerazioni fatte in merito agli impegni, alla scadenza ed altro del bilancio, io capisco che ogni consigliere chiaramente può cercare di portare avanti la sua tesi, ma il sottoscritto, è vero, aveva preso degli impegni nell'approvazione dell'ultimo bilancio, riferisco al 2014, col Consiglio Comunale. Chiaramente gli impegni presi avevano un contenuto leggermente un po' diverso rispetto a quello che è stato poc'anzi enunciato dal consigliere comunale che mi ha preceduto, nel senso che l'amministrazione aveva intenzione e aveva preso l'impegno di fare in modo che potesse portare il bilancio di previsione 2015 entro la data del 30 giugno e quindi del primo semestre 2015, ma non aveva detto l'amministrazione a qualunque costo e non tenendo conto di niente. Aveva detto, anzi, a meno che questo governo regionale o questo governo statale, con le continue legiferazioni in materia e con le difficoltà in termini di risorse che devono stanziare i comuni, non metteranno l'ente in difficoltà nell'andare a chiudere il bilancio alla data che noi ci siamo prefissati. E questo non lo dico tanto per fare retorica o per parlare di politica, perché qua ci sono fatti. Perché quando per esempio il governo nazionale stabilisce l'ammontare e l'importo delle somme che devono essere destinate ai comuni per quanto riguarda il Fondo di Solidarietà il 16 luglio 2015, quando soltanto il 27 luglio 2015 lo Stato stabilisce il riparto dei 530 milioni di euro che devono andare ai comuni, quando la regione siciliana in questo momento non sa ancora quanto erogare per il 2015 ai comuni in termini di trasferimenti complessivi, e mi riferisco sia a tutto ciò che riguarda i servizi sociali, al ricovero, mi riferisco al ricovero per extracomunitari, mi riferisco al personale precario, è chiaro che i comuni sono in difficoltà a poter accertare con la massima precisione le entrate alla data del 31 dicembre 2015. Anzi, posso dire che siamo stati bravi. E un plauso va sicuramente anche al nuovo dirigente, che ritengo stia lavorando con forte passione, impegno e competenza in materia. Dico siamo bravi perché innanzitutto dobbiamo tenere in considerazione, poco fa il consigliere diceva che l'ultimo bilancio approvato non so a luglio, non so a quale amministrazione si riferisce, ma da lì ad allora, da lì a venire qua, la normativa è cambiata. Se lo Stato stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione era fino all'anno scorso il 30 novembre, un motivo ci sarà. Se quest'anno il termine fissato inizialmente il 31 luglio, vi dico che quasi sicuramente sarà slittato al 30 settembre, un motivo ci sarà, perché altrimenti lo Stato poteva benissimo stabilire come termine iniziale di approvazione del bilancio di previsione 2015 il termine di marzo, di febbraio o di aprile. Ma le difficoltà le conoscono, perché sanno che per quanto riguarda le risorse stanziate ai comuni, loro non sanno ancora quanto stanziare e i comuni non sanno quindi in che modo chiudere i bilanci. Questa è la realtà delle cose e non è una giustificazione, è prendere atto di quella che è la realtà. Io oggi invece posso dire una cosa, che un lavoro importante è stato fatto, il bilancio di previsione 2015 presto arriverà al Consiglio Comunale, sicuramente con tempi migliorati rispetto all'anno precedente, ma posso dire anche un'altra cosa, che questo atto che oggi state trattando in Consiglio Comunale, che riguarda la ricognizione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nei contenuti
anche se in maniera sintetica, non fa altro che rappresentare già una sorta di bilancio e di bozza di bilancio di previsione 2015, perché è un contenuto che nei numeri fotografati alla data del 27 luglio e nei numeri previsionali alla data del 31 dicembre 2015, non è altro che questo il bilancio di previsione, rispetta tutti gli equilibri previsti per legge, rispetta anche il patto di stabilità e rispetta tutti i canoni previsti per la redazione del bilancio. Quindi possiamo anche considerarlo come un primo atto importante, in attesa che a breve l'importante strumento finanziario del 2015 approvi in Consiglio Comunale. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Consigliere Destra, prego. Presidente, assessori, colleghi consiglieri, cittadini. Beh, vede, Presidente, io vorrei intanto fare una considerazione politica su, in questo mio intervento. E la considerazione politica è questa. Noi abbiamo ricevuto una convocazione per le ore 9 di questa mattina e alle ore 9 non c'era il numero legale, tanto è vero che abbiamo rimandato di un'ora l'apertura della seduta. Anche alle 10, cioè al momento della seconda convocazione, c'erano soltanto 12 consiglieri della stragrande maggioranza che appoggia questa amministrazione, e quindi noi abbiamo potuto aprire la seduta e trattare quindi i due punti in urgenza grazie proprio alla presenza dell'opposizione. Io questo dato ci tengo a sottolinearlo. Per quello che riguarda l'atto amministrativo, e quindi entro nel merito della questione. Beh, vede, Presidente, io nonostante l'intervento dell'assessore Villardello, che sotto certi aspetti può avere dei punti di condivisione, però ribadisco quello che è stato detto negli interventi precedenti degli altri due consiglieri che mi hanno appunto preceduto. Perché, veda Presidente, secondo me non è possibile parlare di equilibri di bilancio senza che ci sia un bilancio. Mi dispiace essere ripetitiva, ma è così. Se l'assessore Villardello dice che grosso modo questi saranno i termini e i numeri su cui si baserà il bilancio di previsione del 2015, beh, allora perché non veniva fatto questo bilancio? Del resto gli equilibri e gli aggiustamenti sul bilancio possono successivamente essere fatti in corso d'opera. Non è che un bilancio di previsione rimane vangelo per tutto l'anno, è possibile in corso d'opera operare gli opportuni cambiamenti che passano attraverso il Consiglio Comunale. Quindi questo dato secondo me è significativo. Veda Presidente, io questo Consiglio Comunale è stato chiamato ad approvare il bilancio di previsione del 2014 e bilancio che tutti noi sappiamo è stato approvato nel dicembre del 2014, quindi non era più affatto un bilancio di previsione. Noi oggi abbiamo come ultimo dato, proprio parlando di numeri, solo l'approvazione del bilancio 2014, perché non abbiamo approvato il rendiconto 2014, non abbiamo il bilancio del 2015 e oggi siamo chiamati a discutere di equilibri di bilancio. Beh, su quei dati che abbiamo ricevuto, in extremis, perché ha detto bene il consigliere Arena, neanche 24 ore prima noi abbiamo ricevuto i dati, ci sono stati notificati. Abbiamo praticamente avuto ricevuto una mail ieri in tarda mattinata e credo che la commissione consiliare, la prima commissione, si sia riunita dopo le ore 13, quindi veramente siamo al limite di tutto. Cioè, qua noi stiamo parlando di cose importanti, cioè gli equilibri di bilancio non sono un dato così, un debito fuori bilancio, stiamo parlando di una mozione. Noi stiamo parlando di numeri e quindi la città deve capire di che cosa stiamo parlando. Il problema è che non l'abbiamo capito neanche noi, perché abbiamo ricevuto questi dati ieri, neanche nella tarda mattina, quindi neanche 24 ore prima di essere chiamati ad approvare.
Quindi, e questa non è la prima volta che l'amministrazione ci pone in queste condizioni, cioè di dover discutere di atti importanti in maniera urgente, in maniera in extremis, avendo sempre gli atti deliberativi all'ultimo momento. Quindi io per questa serie di motivi ritengo che questo atto non sia meritevole di approvazione, quantomeno io non lo approverò. Grazie Presidente. In mancanza di qualcuno che si è assentato e è arrivato in ritardo, ma non ha importanza, ci sta tutta. Però l'amministrazione che fa pervenire ai suoi consiglieri comunali, quelli di maggioranza e poi anche a noi di riflesso, quello di opposizione, 12 ore prima, 13 ore prima, 24 ore prima dell'approvazione di un atto così importante, secondo me è anche una mancanza di rispetto. È una mancanza di rispetto verso la figura del consigliere comunale che rappresenta la città. Rappresenta, perché il Consiglio Comunale è colui quale è stato votato per rappresentare tutta la cittadinanza di Mazara del Vallo e le istanze che lì arrivano, ed è giusto che sia messo a conoscenza di tale situazione e delle condizioni economiche del nostro comune, perché l'unico a parlare con la città è il consigliere comunale. Se questo viene bistrattato e messo e non messo nelle condizioni sane di poter lavorare, come fa a dialogare con la gente e dire le cose come stanno nella verità, non aleatorie come vengono definite in questo atto deliberativo? Come fa a discutere con la gente dicendo lo stato della salute economica di questo comune e va bene o non va bene? Quando gli atti deliberativi, quando i documenti importanti, che sono poche le cose che il consigliere comunale è chiamato a votare, tant'è che se entro domani questo atto non viene approvato per mancanza nostra, siamo noi ad andare a casa perché siamo inadempienti. Se da parte dell'amministrazione è l'amministrazione che va a casa, ecco perché si è prodigata 24 ore prima di farci presente di questo atto deliberativo, senza metterci nelle condizioni, senza avere il rispetto del consigliere comunale, perché è chiamato direttamente dal popolo a rappresentarli, perché siamo stati votati per fare questo, e c'è una mancanza di rispetto nella nostra figura istituzionale perché non ci mettono nelle condizioni di poter lavorare. La prima commissione è stata chiamata a riunirsi alle ore 13 perché eravamo in attesa dell'atto deliberativo per poterlo discutere, quantomeno capire qualcosa, ma aprendo la prima parte della dottoressa Marino e si dice quella frase che il nostro collega poco fa l'ha ribadito chiaramente, e poi la conclusione da parte anche del revisore dei conti che ci devono rappresentare e ci lasciano così con l'amaro in bocca, potrebbero, si potrebbe, se non si potrebbe, cioè cose veramente assurde che si possono definire in questa città, cose veramente, non lo so come definirle, non poche, poche chiare. Per quel poco di lavoro che noi dobbiamo fare, rappresentare la città, veniamo bistrattati ogni qualvolta c'è un atto importante, arrivando sempre all'ultimo minuto senza essere messi nelle condizioni di poter entrare nel merito, a meno che uno non passa la notte sulle carte chiamando qualche economista e farsi spiegare passo a passo quello che c'è scritto, perché non è semplice leggere le carte così, con questa calura, tra l'altro velocemente. E ribadisco la mancanza di rispetto della figura, non tanto per noi siamo dell'opposizione perché ci potrebbe anche stare, ma da parte della maggioranza, che non vengono messe a conoscenza di un atto così importante solamente a 24 ore. Magari poi fate anche le riunioni a chiarimento, questo non lo so, è un lavoro vostro che non voglio entrare nel merito, però quantomeno. E io mi appello ai revisori dei conti, perché voi siete la nostra salvaguardia, la nostra dei consiglieri comunali, la nostra della città di Mazara del Vallo. Fate bene il vostro lavoro, entrate nel merito e metteteci a chiara luce quello che sta succedendo, perché noi confidiamo in voi. Voi siete pagati per fare questo lavoro, come noi siamo pagati per controllare il vostro lavoro. E quindi non mi ci accingo a dire quello che è scritto qua dentro, perché già qualche altro consigliere l'ha fatto chiaramente, l'ha fatto bene, l'ha evidenziato, e sono in attesa di sentire anche la dottoressa, perché inizialmente parla e dice che questi fatti potrebbero essere immaginari. Perché si parla così? E poi alla fine l'assessore di riferimento, va tutto bene, stiamo tutto a posto, bla 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 bla. C'è o una o l'altra, o i dati non sono veritieri o sono tutto a posto e bastava dirlo inizialmente. Grazie signor Presidente. Grazie a lei consigliere Safina. Se ci sono domande verso la dottoressa Marino, che le fate, così risponderà la dottoressa Marino. E poi dottoressa Marino, prego, vuole rispondere al consigliere Mauro?
Consigliere Caruso, prego. Prego. Grazie Presidente per la parola, saluto la Giunta, i consiglieri comunali e i cittadini. Innanzitutto, a proposito della considerazione politica poco fa esternata in merito allo slittamento di appena un'ora del Consiglio Comunale, è sicuramente una situazione, come dire, tra virgolette poco piacevole, ma diciamoci che rispetto alla vecchia maggioranza che stava in questo Consiglio Comunale, se a quel tempo magari poteva essere una regola, qui è qualcosa che succede a volte una tantum e di cui noi in questo caso eventualmente ci scusiamo, nella speranza che anche a posteriori si possano scusare coloro i quali tempo addietro lo facevano quasi come se fosse stato una regola all'ordine del giorno. Andiamo avanti. Per quanto riguarda la situazione di cui stiamo trattando, è vero, io comprendo il ritardo, la mail che arriva tardi e quindi tutte le considerazioni, ma questa è una formula di ritardo a valanga, no? Un ritardo a cascata, ma nessuno si preoccupa dei ritardi del ritardo con il quale vengono comunicate alla nostra amministrazione, immagino anche a tutte le altre amministrazioni d'Italia, visto che come dire, le notizie arrivano sia dallo Stato sia ovviamente dalla Regione. Io mi riferisco alle date poco fa elencate dall'assessore in merito per esempio all'importo del fondo di solidarietà che arriva come ennesimo aggiornamento nella data del 16 luglio del 2015. E l'altra data che è ancora più vicina a quella di questo Consiglio Comunale, entro il quale durante il quale dobbiamo ovviamente operare per ovviare al ritardo. Io parlo del 27 luglio 2015 per quanto riguarda il piano di riparto statale. Cioè, se ancora oggi non abbiamo contezza di quello che la Regione ci deve, di quello che la Regione sa che ci deve dare e tutto quanto, ovviamente le difficoltà diventano grandi, ed è il minimo che si può fare è fare un plauso a chi, prendendosi la responsabilità delle informazioni che arrivano dallo Stato e la Regione, deve comunque ottemperare a degli obblighi entro i termini che gli stessi quali procurano ritardi di questo genere poi ti impongono come perentori. Se dico qualcosa di sbagliato correggetemi, ma questo è quello che questa è la lettura che si può fare. Ora, certo è che voglio dire che intanto sulle variazioni, per quanto riguarda le variazioni di bilancio, io credo che si è sempre in tempo, poi dipende dalle risorse che vengono messe ulteriori, ma non è che ce le possiamo inventare, sempre dalla Regione ci devono arrivare. Ma allora a un certo punto io mi chiedo, ma nessuno si chiede come mai c'è un modo un po' strano di tentare di mascherare alcune responsabilità politiche, visto che anche di politica parliamo, perché non è che sto io al governo regionale né tantomeno al governo nazionale, e bisogna decidersi da che parte stare, perché partiti che non sono più in Parlamento da tanti anni si ammazzavano la vita per giocare a fare di lotta e di governo dalla mattina alla sera. Di lotta e di governo. Voglio dire, si può essere del Partito Democratico stando al governo, si può essere col Partito Democratico stando all'opposizione. Ma non ci si può lamentare di ciò che il Partito Democratico in questo momento organizza, perché ha responsabilità di governo a Roma e anche alla Regione, e poi magari trovarsi in qualche consiglio comunale sparso da Mazara a Bolzano e contestare ciò che lo stesso partito fa, tentando di scaricare le responsabilità sui comuni, in questo caso il comune di Mazara del Vallo, che è il luogo e il soggetto che si deve, che è obbligato a caricarsi sulle spalle responsabilità che non ha, se non quelle di provvedere ai termini perentori che vengono dati appunto da coloro i quali in questo momento ci governano e che decidono se bisogna ottemperare entro questa data o entro quell'altra data. Quindi appellarsi al ritardo di una mail, di una cosa, mi sembra francamente riduttivo. E quindi non è che in questo caso dobbiamo dirlo noi, lo dico per tutto il Consiglio Comunale, poi pensatelo un po' come la volete, non è che dobbiamo dirlo noi esattamente i motivi per i quali non arrivano i fondi e tutto quanto, ce lo devono dire loro! Ce lo devono dire dallo Stato, ce lo devono dire
dalla regione, in altri termini ce lo devono dire Renzi e Crocetta, parliamoci chiaro. Noi giustamente, come dire, recepiamo tutto quello che ci arriva da Roma e dalla regione siciliana, ma recepiamo ciò che ci può arrivare come dato certo. Se avessimo ancora più contezza di ciò che ci tocca come ripartizione, parlavamo del welfare, parlavamo di tutti quei costi, di quei finanziamenti, guardiamo, non mi viene il termine adatto, trasferimenti, ecco, parliamo dei trasferimenti che toccherebbero a questo comune per quanto riguarda la solidarietà sociale intesa in senso lato. Ma voglio fare un esempio ancora più pratico, visto che è anche una cosa che abbiamo trattato nella mia commissione, nella seconda commissione consiliare, avendo appurato per esempio che da parte del comune sono stati ottemperati tutti gli impegni perché partissero per esempio i cantieri di lavoro, tra le altre cose si aspetta il decreto di finanziamento regionale, come suol dire, se ci devono mettere i soldi loro, e noi aspettiamo. E voi vi lamentate di una mail che è arrivata in ritardo? Qui c'è un paese che arranca in ritardo, ci sono città italiane che arrancano in ritardo, c'è uno Stato intero che, guidato da un governo non eletto, ma siamo abituati anche a questo in Italia, che è in ritardo è anche la Regione. Voi vorreste puntare il dito contro questa maggioranza o contro questa amministrazione? Mi sembra un po' come coloro i quali immaginano di disegnare il futuro guardando al cielo, credendo di avere fatto chissà quale grande disegno all'orizzonte del proprio destino, quando al massimo arrivano alla punta del proprio dito e se non in qualche caso si fermano alla punta del proprio naso. Grazie consigliere Caruso. Prego dottoressa Marino. Volevo chiarire questo aggettivo di aleatorietà. L'aleatorietà sta a significare che oggi noi siamo chiamati a questo adempimento sulla salvaguardia degli equilibri in presenza di dati aleatori, in quanto non abbiamo certezza sulle entrate dello Stato o della Regione. Ma è chiaro che nel momento in cui io vado ad attuare una salvaguardia degli equilibri devo prevedere un bilancio certo e veritiero. E allora su che cosa mi baso? Solo sulle certezze, solo su quei dati che ci hanno comunicato in maniera certa, per cui oggi noi abbiamo un bilancio ovviamente ristretto e legato solo alla certezza delle entrate. Ad esempio una fratante, la Regione appena qualche giorno fa ci ha comunicato che sui disabili è scesa da 500.000 a 171.000 come trasferimento. Io ho dovuto prevedere questo dato, e allora il dato oggi è veritiero perché tiene conto solo esclusivamente di quello che noi abbiamo di certezza sulle entrate. È chiaro che in fase di variazione di bilancio, assestamento, laddove benauguratamente dovessero arrivare ulteriori risorse, siamo pronti a destinarle eventualmente alle altre spese, per cui l'aleatorietà è preventiva, ma oggi questo dato è certo perché è stato costruito sui dati certi ad oggi. Grazie. Grazie dottoressa Marini. Anticipazione di cassa? Noi non abbiamo anticipazione di cassa perché abbiamo una disponibilità di 7 milioni ad oggi. Questa amministrazione non ha fatto anticipazione di cassa? No. Grazie dottoressa Marina. Consigliere Destra, 10 secondi, non so per che cosa. La ringrazio per avermi ridato la parola. No, io volevo fare un attimo una precisazione su, evidentemente la mia, poco fa il mio intervento è stato un po' poco chiaro, perché io non mi riferivo al dato politico e al ritardo di un'ora del Consiglio Comunale, assolutamente non era quello il dato importante era che alle 10, cioè in seconda convocazione, c'erano 12 consiglieri comunali di maggioranza, questo era la cosa importante, quindi praticamente senza l'opposizione non si sarebbe fatto il Consiglio, era proprio questo, del grazie. Resto i verbali parlano chiaro, soltanto questo. Grazie, alle 9 c'erano quelli che c'erano, poi ognuno si prende poi le responsabilità, che quindi ognuno è libero di venire alle 9 o alle 10. Se c'è una convocazione è giusto, se c'è qualcuno che la vuole rispettare bene, se c'è qualcuno che ha impegni personali oppure può venire quando viene, e ieri ho avuto ospite pure l'ispettore che fino ad oggi non si è lamentato di nulla, quindi prendiamo atto. Io, per me, io la deconvocazione devo fare all'orario giusto, poi se viene rimandata non sono problemi miei, la legge lo consente, quindi dopo la risposta del nostro dirigente lei deve rispondere. Quindi, prego, e dopo il consigliere Mauro, per concludere i vostri interventi. Per essere sicuro,
di quello che sto dicendo. In questo momento mi riferisco e chiedo alla segretaria generale, la data di presentazione del bilancio di previsione oggi per legge qual è? È il 31 di luglio o 30 di luglio o settembre. Quindi già sappiamo dall'inizio dell'anno, perché qualcuno mi ha riferito poco fa. Consigliere, la informo che oggi c'è a Luna, c'è una riunione convocata fra Stato e Regione, sì, appunto per posticipare, c'è una riunione, ancora di certo non abbiamo nulla, fino al 30 settembre, quindi ad oggi scade il 30 luglio, consigliere. Quindi, per legge, questo bilancio di previsione doveva essere presentato il 30 di luglio, non ci sono equivoci. Non c'è nessuna giustificazione, può dire 31, 28, il 30 di luglio. C'è la possibilità che potremmo andare a settembre, quindi due mesi di essere posticipato. Quindi potremmo anche chiedere a questo punto di sospendere la seduta, di tornare domani e vedere se c'è questa possibilità, in modo in questi due mesi di portarci un bilancio di previsione e fare poi degli equilibri di bilancio. Sarebbe corretto tecnicamente, anche perché in un'ora o in mezz'ora io non so come la prima commissione abbia potuto decidere un bilancio degli equilibri di questo tipo. Io veramente, perché dovrei chiedere a chi ha partecipato, mi sapete dire in questo momento quanto somme di IMU ha pagato il Mazzarese? Quant'è la TASI che è stata introdotta? Io in queste carte non lo vedo, io vedo delle somme. Somme, qual è la Tari? Qualcuno mi potrà rispondere di numeri? Mi state dando soltanto delle sommatorie, entrate X, come sono queste entrate? Non si sa, Presidente, non si sa. Eppure tutti siamo bravi, magari quello che è meno bravo sono io che faccio queste domande, ma di fatto mi è stato certificato che la data ultima per la presentazione del bilancio di previsione era il 30 di luglio. Giusta o sbagliata? Giusto o sbagliato? E che quindi c'è possibilità che andiamo a settembre, e quindi ti chiedo che avvenga una sospensione, che questo atto venga posticipato a domani, ed avere la possibilità, se c'è la possibilità di posticiparlo, di portarlo nei termini giusti, di portarci prima un bilancio di previsione e poi fare dei bilanci. Tecnicamente non so se sia sbagliato, ma a me non sto mettendo di mettere una pezza, perché mi è stato proprio riferito che era settembre la data ultima. Quindi io non credo, o mi prendo una cantonata io, o qualcuno ha riferito una data che non esiste, non c'è scritto da nessuna parte che il bilancio di previsione deve essere presentato entro settembre 2015. Quindi non sono io che avere detto qualcosa di sbagliato. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Arena. Il segretario per un chiarimento, prego. Consigliere Arena, la data dell'approvazione entro il 31 luglio dell'equilibrio di bilancio, la presa d'atto dell'equilibrio di bilancio al 31 luglio, è stato introdotto recentemente con la modifica dell'articolo 193 del TUEL. Fino al 2014 la data per accertare, acclarare, prendere atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio era il 30 settembre. Dal 2015 questa data è anticipata al 31 luglio, a prescindere. Quindi se anche noi avessimo approvato il bilancio il 30 marzo, il 31 luglio avremmo dovuto fare la presa d'atto degli equilibri. Anche approvando il bilancio il 30 settembre, il 31 luglio in qualche maniera dobbiamo certificare a che punto siamo messi, come siamo messi con gli equilibri. Negli anni passati, quando il bilancio si approvava oltre il 30 di settembre, data prescritta per la presa d'atto della salvaguardia, il Ministero dell'Interno interveniva dicendo: una volta che la data del bilancio è stata posticipata al 30 novembre, è ovvio che voi non... ci dava il permesso di prescindere dalla data del 30 settembre. Per quest'anno c'è il silenzio. Anche noi siamo in difficoltà.
Sappiamo però, abbiamo però una certezza che la data del 31 luglio per prendere atto di a che punto siamo messi con gli equilibri di bilancio è perentoria. Per cui anche noi abbiamo fatto un ragionamento con il conforto del Collegio dei Revisori, della dottoressa Marino, perché è una data perentoria. Certo, prendere atto della salvaguardia degli equilibri senza che c'è il bilancio non è, diciamo, proprio corretto, ma per noi non deve mancare, anche perché, le dico di più, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, cioè il controllo sugli equilibri di bilancio, non è che ce lo prescrive soltanto questo articolo del testo unico, ce lo prescrive anche il nuovo sistema dei controlli. Quindi l'ente locale periodicamente deve dire a che punto è, com'è combinato, se sta riscuotendo, se sta pagando, se si mantiene in equilibrio. Quindi è un controllo che va fatto comunque periodicamente, in certi regolamenti si fa ogni 2 mesi, tant'è che i revisori dei conti bene raccomandano a dire vabbè, non è che va fatto una volta all'anno, il controllo sulla salvaguardia degli equilibri va fatto periodicamente. Noi in questo momento non abbiamo il bilancio 2015, ma abbiamo comunque un bilancio, siamo in esercizio provvisorio, quindi il Comune comunque incassa e spende. Allora io penso che sia un atto non solo obbligatorio per legge, ma anche estremamente opportuno oggi prendere atto di a come siamo messi. Anche perché, cosa dice la norma? È una mera presa d'atto quella del Consiglio Comunale, ma se fossimo in squilibrio, quindi se la relazione del dirigente di ragioneria fosse negativa, il parere del collegio fosse negativo, il Consiglio Comunale avrebbe l'obbligo di adottare entro domani tutti gli accorgimenti, altrimenti si avvia la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale. Io non me la sono sentita di non portarvi niente, perché che ne so, oggi, domani il Ministero dice ma perché non l'avete fatto? Dice, ma eravamo senza bilancio, ma che significa? Avevate comunque un consolidato. Allora io non mi sento di fare rischiare il Consiglio Comunale non approvando niente. Vi abbiamo portato una relazione che prende atto che al 27 luglio siamo così, siamo a posto, non dobbiamo quindi adottare, il Consiglio Comunale non è chiamato ad adottare nessuna misura se non quella di approvare man mano che porteremo gli atti il consuntivo, il bilancio nuovo, poi faremo l'assestamento, probabilmente torneremo periodicamente a fare una nuova ricognizione sull'equilibrio, quindi mi sembra un atto intanto dovuto per legge, quindi la data del 31 luglio non è legata all'approvazione del bilancio, prima era 30 settembre, da quest'anno è 31 luglio e poi per il resto mi sembra un atto di grande responsabilità. Grazie dottoressa Marascia. Per concludere l'intervento il consigliere Mauro, dopo la risposta dottoressa Marina. Prego, consigliere Mauro. Sì, signor Presidente, io volevo tornare un pochettino a insistere su ciò che è scritto in questa relazione che ha elaborato la dottoressa Marino e su due aggettivi in particolare, che i dati sono alquanto aleatori. Sono due aggettivi che sono abbastanza significativi. Alquanto è un aggettivo indefinito, signor Presidente, in quantità, che definisce una quantità intermedia tra il poco e il tanto, più vicino al tanto, e poi a maggio dice parecchio, quindi parecchio aleatorio. Aleatorio è un altro aggettivo che viene definito, il cui significato è incerto e soprattutto rischioso. Ora, se il dirigente nella relazione fa questo ragionamento, io vorrei capire come il Consiglio Comunale si assume la responsabilità di avallare un atto deliberativo che lo stesso dirigente, non certamente noi, ha definito alquanto aleatorio. Quindi questo è il ragionamento. Sulle cose che sono state dette sui ritardi, io volevo capire dall'assessore che ha definito o che si sono autodefiniti bravi ad approvare il bilancio dello scorso anno a dicembre, allora volevo capire chi sono gli incapaci. Cioè, se i bravi sono coloro i quali approvano un bilancio di previsione a dicembre, chi sono gli incapaci? Quelli che non l'approvano. E quindi noi siamo bravi perché approviamo il bilancio di previsione 2014 a dicembre 2014. Quindi sono stati bravi i cittadini ad approvare un bilancio del 2014. Vero è, consigliere Caruso? Bisogna prendere atto dei ritardi che arrivano dal governo nazionale al governo regionale sulla situazione generale. Io lo so che è così perché lo Stato
ovviamente si trova in difficoltà perché i conti pubblici non sono, è una situazione diffusa e generalizzata. Però volevo dare un suggerimento all'assessore Billartello sul governo regionale, che ha le sue responsabilità, di avviare o di ristabilire un rapporto con il governatore Crocetta, l'assessore Billardello, dal momento che lo ha sostenuto candidandosi con Crocetta. Io ritengo che l'assessore Billardello abbia i canali privilegiati col governo Crocetta per poter avere chiaro qual è, come dire, il percorso finanziario degli enti pubblici. Quindi non ci sono difficoltà rispetto a questo. E io concludo che se non si ha contezza, come dice la dottoressa Marino, di quanto la Regione ci deve, io ritengo che non si porta in Consiglio Comunale una delibera che naturalmente rispetto alle cose che scrive lei è quantomeno discutibile. Non l'ho scritto io, non si porta in Consiglio Comunale una delibera che per le cose che scrive lei mette in difficoltà il Consiglio Comunale, perché di questo stiamo parlando. Si tratta di mettere in difficoltà un Consiglio Comunale. Badate bene, consigliere della maggioranza, cioè, attenzione, il ragionamento che io faccio non è legato soltanto, diciamo, ad un'opposizione politica, ma credo che riguardi l'intero Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale si esprime su una delibera che lei stessa definisce, fondata su dati, alquanto aleatoria. Questo è il punto. E poi volevo ribadire che ad oggi la data di scadenza del bilancio è 30 o 31 luglio 2015. Ancora una volta questa amministrazione, come dire, ha certificato l'incapacità a rispettare le regole e a rispettare i tempi previsti dalla legge. Questo è il dato che deve far riflettere. Poi le giustificazioni ci possono essere, ma noi non sappiamo, vabbè, ma queste cose interessano poco a noi interessa che in Consiglio Comunale vengano portate delibere che siano certe e fondate soprattutto su dati certi, anche perché l'approvazione dell'equilibrio del bilancio, dottoressa Marascia, è uno degli atti fondamentali del Consiglio Comunale, atti fondamentali al pari del bilancio, del rendiconto e tutti gli altri atti che afferiscono al bilancio. Grazie. Grazie a lei, consigliere Mauro. Assessore Billardello, poi consigliere Grutta. Presidente, consiglieri, io non volevo per la verità riintervenire, ma è necessario chiarire alcuni punti sollevati testé dal consigliere comunale che mi ha preceduto l'intervento. È chiaro che su alcuni non do la risposta perché la risposta è stata già data ampiamente dal sottoscritto e anche dall'intervento del dirigente del settore finanziario. Per cui ritornare su perché dei ritardi, ritornare sul significato, il contenuto dell'aleatorietà quando abbiamo parlato di previsioni, mi sembra superfluo, anche perché offenderei la vostra intelligenza. Avete già ascoltato gli interventi, ognuno di voi avrà fatto le proprie valutazioni in merito a quello che è il contenuto dell'atto che dovete andare a trattare, quindi approvare o non approvare. Forse quando il consigliere che poco fa mi ha preceduto parlava di chi sono i bravi e di chi sono incapaci, forse incapaci, vuole sapere chi sono gli incapaci per questa amministrazione, forse gli incapaci sono quelli o quegli amministratori che, pur avendo la possibilità, la capacità, la lungimiranza di approvare un bilancio anche a gennaio 2015, non hanno la capacità di amministrare una città. Perché è chiaro che non è che la capacità di un'amministrazione e la forza di un'amministrazione si può valutare soltanto se il bilancio viene approvato un mese prima o un mese dopo, o due mesi dopo, o due mesi prima, o se deve andare dietro tutto quello che scrive la Regione o quello che scrive lo Stato. La capacità e la forza di un'amministrazione è altro. Quindi forse gli incapaci sono questi, quelli che pur approvando il bilancio nei primi mesi dell'anno non sono in grado di governare una città. È stato sollevato anche un aspetto politico che io volevo chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di dedicarmi 5 minuti, per chiarirlo. Perché, vedete, non c'è più bello in politica di essere leale con se stessi e con gli altri e con la città e di fare qualunque scelta di natura politica alla luce del sole. Perché qui si fanno battute come se il sottoscritto eventualmente si vuole nascondere da scelte politiche fatte in passato o fatte recentemente o da fare in futuro. Oggi la politica è un momento importante per me, non per tutti, purtroppo non per tutti, ma per me è un momento importante. E io non ho nessun problema, perché la città già lo sa, ma lo ribadisco, lo chiarisco a questo Consiglio Comunale, ad affermare con forza che il sottoscritto alle ultime elezioni regionali era candidato nella lista civica col Presidente Crocetta e ha sostenuto il Presidente Crocetta per un semplice motivo.
perché il sottoscritto in quel momento ha ritenuto che tra gli attori presenti in campo alle elezioni regionali che si presentavano per governare ed amministrare il governo della regione siciliana, ed erano allora Musumeci, Crocetta e il candidato del 5 Stelle, ha fatto una scelta e ha ritenuto, candidato su una lista civica, perché non ha preso mai l'appartenenza partitica di nessun partito, ha fatto la scelta di sostenere Crocetta, ritenendo che Crocetta fosse o il migliore o il meno peggiore dei presidenti in quel momento che scendevano in campo. E non ho nessun problema a ribadirlo. È chiaro che in politica e le valutazioni soggettive di una persona cambiano. Quante persone hanno votato un sindaco? Quante persone hanno votato un presidente del Consiglio e dopo un anno si sono ravveduti e hanno detto: ma questo governo che io ho votato, ma veramente questo sta facendo? Ma questo sindaco al quale io ho riposto la fiducia, ma veramente questo sta facendo? Ma questo presidente della regione, veramente questo sta facendo? E io oggi non ho nessuna difficoltà a prendere le distanze, già l'ho fatto diversi tempi, da quello che è la politica di questo governo regionale, un governo fallimentare, un governo che ha pensato soltanto di fare una politica che non è riuscita a affrontare i temi grossi che riguardano la regione siciliana, i temi più importanti che riguardano il problema dei rifiuti, il problema della formazione, il problema dei precari, un governo le cui aspettative erano diverse. E io non ho nulla da ridire, perché in quel momento io pensavo che il governatore Crocetta potesse fare bene rispetto agli altri. Oggi dico no, il governatore Crocetta ritengo che sia un governatore non capace per poter governare la Sicilia con tutti i problemi che la regione siciliana ha in questo momento, per cui bisogna cambiare pagina, e questo lo dico con molta tranquillità e soprattutto a quel consigliere che ha intervenuto e ha sollevato questa questione. Voglio dire che sicuramente è molto più leale e corretto il comportamento di chi sostiene una persona e poi si rende conto che quella persona non è competente e non era la persona, la scelta giusta, rispetto a chi con le proprie scelte legittime in quella competizione elettorale, pur essendoci nostri concittadini e quindi candidati del suo stesso partito, Mazzaresi, ha fatto una scelta di votare una persona che di Mazzara non è, e sicuramente quella persona che oggi ha un ruolo importante alla regione sicuramente può essere un interlocutore importante invece per discutere molti problemi che riguardano la Sicilia e anche il comune di Mazzara del Vallo. Probabilmente se quel consigliere avesse fatto una scelta diversa oggi Mazzara avrebbe avuto probabilmente un deputato regionale in più, che al di là di una forza politica che non ci appartiene, perché del PD, sicuramente avrebbe fatto una, sarebbe stato un altro punto di riferimento per la nostra città. Grazie. Grazie assessore. Consigliere Grutta, prego. Non possiamo aprire Grazie, un dibattito Presidente. Politico comunque. Grazie Presidente. Allora, intanto voglio precisare una cosa, visto che sono stati nominati coloro i quali erano candidati alla presidenza della regione Sicilia, e purtroppo non lo so se volontariamente o involontariamente, consapevolmente o inconsapevolmente, ma ormai sta diventando un'abitudine, gli attivisti che si candidano nel Movimento 5 Stelle a cariche pubbliche o non vengono nominati o c'è una sorta di ostracismo. Comunque il candidato del Movimento 5 Stelle alla regione si chiama Giancarlo Cancelleri, per chi non lo sapesse. E Giancarlo Cancelleri, assieme, e quindi ne do avviso pubblico, domani assieme agli altri 13, no, siccome sono stati denominati i candidati, allora visto che quello era candidato, e non solo, grazie a quello che si sta restituendo, a quello che si sta utilizzando, domani si inaugura la Regia Trazziera, che è divisa la Sicilia grazie a queste 300.000 euro messi a disposizione dai candidati. Per andare gentilmente al punto, no, visto che una persona, gli altri non sono stati interrotti, eppure hanno fatto osservazioni politiche. Io ho fatto la mia osservazione. Prego, consigliere Grutta. Comunque entriamo nel merito del punto all'ordine del giorno. Consiglieri, un attimo silenzio. Ho ascoltato in silenzio tutti gli interventi, nonostante con alcuni non sono palesemente d'accordo. Spero che lo facciate anche nei miei confronti. E allora, il discorso delle scadenze. Se si ha il coraggio, è un fatto di responsabilità, se si ha il coraggio di cambiare questo caspita di paese, non mi riferisco solamente a Mazzara del Vallo, bisogna cominciare a prendersi responsabilità. Vuol dire che se lo Stato italiano non riesce a garantire quello che sostiene, e quindi le scadenze che prefissa con le leggi, glielo dobbiamo far sapere, e glielo dobbiamo far sapere con forza e senza scaricare il barile.
Il che vuol dire che non si deve aspettare il 30 luglio per dire ok, avevamo quella scadenza, non abbiamo portato le previsioni di bilancio. Ora, perché siccome c'è quest'altra scadenza contemporanea del rendiconto, stabilire se siamo dentro o fuori patto di stabilità a metà di anno, dico, se ci sono delle scadenze vanno rispettate. Se a casa mia arriva una bolletta e devo pagare entro una determinata data quella bolletta, se io la pago in quella data sono in regola, se non la pago in quella data mi mandano la Serit, mi mandano Equitalia. E qua invece succede che scarichiamo il barile, continuiamo in questa direzione e non ci fermiamo tutti a far prendere a chi di competenza, a chi di dovere, le responsabilità. Quindi se l'amministrazione comunale ha vissuto come tante altre questo disagio, vorrei sapere quale interlocuzione ha avuto con gli organi di governo, interlocuzioni serie, in cui non solo protestava, ma con atti concreti intanto dimostrava la propria regolarità e quindi presentava il bilancio preventivo entro il termine, perché ancora non lo sappiamo, e non sapere se viene rimandato vuol dire che fino ad oggi, a fine luglio, andava presentato. Così come oggi deve essere presentato questo atto che certifica la ricognizione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Ma entriamo subito nel merito. Per intanto una domanda su un numero, vedo che la dirigente Stella Maria non c'è, se non c'è mi fermo perché le domande sono rivolte al dirigente e quindi... Consigliera Grutta, io avevo detto che la dottoressa Maria era qua a un certo punto perché doveva andare via, ma avevo detto che c'era qualcuno che doveva fare le domande e le fa, lei ora sta venendo dopo mezz'ora, non so se era... D'accordo. Se le stesse domande le può rivolgere al revisore, certo. Assessore, prego. Assolutamente sì, se hanno le risposte con grande piacere. Intanto un dato, ho chiesto di questo dato il 18 dicembre dell'anno scorso, le previsioni di bilancio 2014 sono state votate il 18 dicembre dell'anno scorso, previsioni di bilancio 2014, tant'è che anche qui si certifica che una delle cose certe che appunto si ha è che non si è ancora in possesso del rendiconto 2014. Comunque il dato di cui volevo chiedere era il titolo 4, nella classificazione delle entrate, c'è scritto entrate da alienazioni e c'è scritto un numero che mi fa riflettere, volevo sapere esattamente a che cosa si riferiva di preciso. Si parla di 126 milioni e rotti di euro, volevo capire questo dato a che cosa si riferisce, che cosa stiamo alienando nel nostro comune, lo volevo sapere con certezza. Comunque al di là di questo dato preciso, torno a ribadire che il discorso sull'aleatorietà dei numeri è certificata, tant'è che nell'incipit c'è scritto che nell'incertezza, nel 2015, l'incertezza sul fronte delle entrate impone di effettuare delle valutazioni di tipo probabilistico. Dopodiché specifica che per quanto riguarda il fondo IMU TASI ci si aspettava 625 milioni di euro, come dato, ne arrivano solo 530. I dati e le quote per i singoli comuni sono state rese note solo con un comunicato del 27 luglio. E allora il discorso è presto detto. Ma se arrivano questi dati il 27 luglio, se arrivano questi dati il 27 luglio, ma vi rendete conto che siamo uno Stato in difficoltà, siamo degli enti in difficoltà e dovremmo, da buoni padri di famiglia, dovremmo interrompere questa situazione, portare l'Italia nuovamente su una retta via che fa sì che non c'è il coltello alla gola dei consiglieri comunali che al 30 luglio devono votare per forza con 24 ore, in 24 ore devono votare cose importantissime e per forza ora che cosa fai? Prendi atto di numeri di cui non puoi avere certezza perché sono rispondono a valutazioni di tipo probabilistico. Ma allora cosa stiamo facendo? Stiamo giocando una schedina e probabilmente vinceremo, ma oppure anche no. Consigliere Conte, vada alla conclusione. Così presto, Presidente? I 5 minuti già, siamo arrivati a 7, Consigliere Conte. Addirittura. Ma sinceramente non mi risulta, io poi cronometrerò questo intervento. Ce l'ho io, Consigliere. Allora, la verifica degli equilibri di bilancio non si limita a constatare la presenza di una situazione di equilibrio attuale, ma si rivolge in una direzione più vasta.
l'intero arco dell'esercizio il Comune si ritrova in equilibrio finanziario quando le previsioni di entrata e di spesa, e quindi le previsioni con certezza non probabilistica ma sui numeri proiettate a fine esercizio 31-12, pareggiano o presentano un saldo positivo. Dico questa cosa perché se alla data del 30 luglio sono infatti disponibili elementi di valutazione determinati, si usa il termine determinati, quali sono questi dati determinati? Informazioni di metà esercizio, grado di esigibilità, grado di riscossione e poi l'ultimo dato, è quello importantissimo, non si è in possesso, e questo è un dato determinato, lo si scrive direttamente, non si è in possesso del rendiconto 2014 precedente, e quindi non si sa l'avanzo o il disavanzo del 2014. Ma se io non so l'avanzo e il disavanzo del 2014, come faccio a testimoniare che alla data del 30 luglio 2015 siamo in avanzo o disavanzo? Qua ci sono dati, si parla di 4 milioni di euro di avanzo di bilancio, ma se il rendiconto di gestione 2014 è in disavanzo di oltre 4 milioni di euro, che facciamo? Il dato salta. Allora questa situazione vissuta in questa maniera, con queste scadenze e con questa modalità, sinceramente mi impongono tante domande, anche perché i conti relativi ai rapporti con le partecipate, qua c'è scritto una cosa importante, c'è scritto che tutti questi conti devono tenere presente anche del rapporto con le partecipate. Rispetto alla Belice Ambiente, a questi conti che sono scritti qua, risultano sempre, diciamo, dei conti certi? Io credo di no. Vorrei averne certezza, non riesco ad averne. Non solo, so che in questo momento, in questo dato storico, in questo momento storico, i rapporti con la Belice Ambiente, per via del fatto che ci sono dei pignoramenti in essere e che quindi abbiamo dovuto congelare delle somme, che si parla di milioni di euro, abbiamo dovuto congelare queste somme, perfetto, queste somme che sono nell'ordine di 2 milioni e mezzo, il pignoramento se non ricordo male, insomma non so il dato preciso, ma dico questo dato certo di numeri in avanzo in questo momento è dato anche dal fatto che sono congelate quelle somme. Possiamo concludere questo intervento? Io desideravo arrivare alla fine, ma se i tempi sono, come dire, ristretti, io preannuncio che non c'è certezza, secondo me, anzi è la delibera stessa che dimostra che non c'è certezza dei numeri, perché se certezza abbiamo di alcune entrate, io per esempio attualmente sono uno dei mazzaresi che non ha pagato la Tari perché la mia bolletta era errata. E quindi materialmente, magari avete questo dato, avete anche un numero sbagliato, avevate un numero sbagliato, io mi sono recato e invito tutti i consiglieri comunali a fare questa operazione, eventualmente non avete già pagato la Tari, ma tutte anche le altre tasse comunali. Dico, se sono io in queste condizioni, l'ufficio tributi, sono le cartelle che sono, diciamo, tantissime, ma come fate a certificare questi numeri? Consigliere Grotta, quindi ha finito il suo intervento, gentilmente può chiudere così... Chiudiamo la discussione generale. Presidente, io spero che invece di chiudere e passare alla discussione, diciamo, desiderei delle risposte. Ho fatto delle domande precise. Grazie. Grazie a lei. Non vedo nessun iscritto a parlare. Chiudo la discussione generale. Passo a dichiarazione di voto. Consigliere Mauro, prego. Sì, signor Presidente, volevo consegnare alla Presidenza un documento che va legata a questa delibera e che va inviata alla Procura Generale della Corte dei Conti. Lo leggo testualmente: alla Procura Generale della Corte dei Conti, il sottoscritto consigliere comunale Mauro Giacomo, Alestra Valeria, Safina Pasquale, Arena Antonino, La Grutta Nicola, Cangioni Giacomo, Burzotto Andrea e Bonmarito Matteo, con la presente nota portano a conoscenza di codesto organo che il Consiglio Comunale è stato chiamato ad esprimersi in data 30/7/2015 sulla delibera numero 17 del 28/07/2015 avente ad oggetto articolo 193 del TUEL, come modificato dal decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ricognizione e salvaguardia degli equilibri di bilancio. I suddetti consiglieri comunali ritengono che le risultanze di tale delibera appaiono palesemente infondate. Infatti, nella relazione del dirigente del secondo settore, dottoressa Stella Marino, si fa riferimento esplicitamente
tra virgolette, ancorché svolta in esercizio provvisorio e in presenza di dati alquanto aleatori. Inoltre, alla data del 30/7/2015 il bilancio 2015 non è ancora stato approvato e non si è ancora in possesso del risultato del rendiconto precedente, avanzo e disavanzo, non essendo ancora approvato il rendiconto 2014. In virtù di quanto su esposto, i suddetti consiglieri comunali ribadiscono la violazione delle prerogative del Consiglio Comunale, chiamato ad esprimersi su una delibera avente un contenuto a dir poco discutibile. E qua ci sono le firme dei consiglieri. Grazie, consigliere Grutta. Consigliere Mauro, sempre per votazione. Consigliere Grutta, un minuto, prego. Presidente, io sono molto amareggiato perché il clima di quest'Aula, nonostante tutto quello che succede, non capisco perché deve prendere sempre questa direzione. Se un consigliere come il Presidente, io lo invito al rispetto a far rispettare il ruolo. Lei è consigliere comunale tanto quanto me, quindi dovrebbe sentire tanto quanto me questa esigenza. Se un consigliere comunale fa delle domande precise e lei chiude la discussione senza permettere a dirigente che non è presente per motivazioni condivisibili, ok, ma c'è il revisore dei conti, c'è qui anche l'amministrazione, io non ricevo le risposte alle domande che faccio, lei chiude la discussione e procede. Ma per quale motivo si deve creare questo clima? Ma se non gli vogliono rispondere, la colpa è mia, mi faccia capire. Io non, lei cosa sta dicendo? Se il dirigente, l'assessore o il revisore Conti non vuole rispondere, vuole che gli rispondo io. Non erano accuse a lei, perché chiaramente le domande quindi non io sono obbligato a chiudere la discussione generale perché ci sono altri interventi. Quindi lei vada alla sua dichiarazione di voto, perché devo chiudere. Ma la mia dichiarazione di voto, in come dire, di concerto con tutti gli altri consiglieri comunali che hanno firmato quel documento, è chiaro, è palese. Il discorso è però che ancora una volta in questa città un consigliere fa delle domande e non riceve delle risposte. L'amministrazione, la parte burocratica di questo comune ritengono di non dare delle risposte. Di questa cosa io sono parecchio amareggiato, perché io come tutti voi siamo portavoce dei cittadini, e se i cittadini rivolgono a me l'esigenza di rivolgere delle domande a nostra volta, queste domande devono ottenere delle risposte. Poi dopodiché si può rispondere, come si può accettare la risposta, grazie, si può non dire, grazie, ma le risposte devono arrivare. Grazie consigliere Grutta, non vedo più nessuno iscritto a parlare, metto in votazione il punto 3 all'ordine del giorno. Articolo 193 del TUEL, come modificato dal decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche, integrazione, ricognizione e salvaguardia dell'equilibrio di bilancio. Che è favorevole si è seduto, che è contrario si alzi, che è seduto lo dichiari. Favorevole Pernice, Tumbiolo, Firenze, Giacaloni Sidonia, Foderà, Zizzo, Provenzano, Caruso, Di Gregorio, Incargiola, Impeduglia, Norrito, Giacalone, Giuseppe, Alagna, Marascia, Caiazzo, contrari La Grutta, Alestra, Arena, Safina, Mauro, astenuto il Presidente. Consigliere Bomarito, lei ha votato? Lei è contrario? Contrario il Consigliere Bomarito pure. Altri, non c'è più nessuno. Sedici favorevole, sei contrari e un astenuto. L'atto numero 3 passa. Metto in votazione immediata esecutività, che è favorevole si è seduto, che è contrario si alzi, che è seduto dichiari. La stessa votazione. Ringrazio a tutti i consiglieri per essere intervenuti oggi in Consiglio Comunale. Non ci sono più punti all'ordine del giorno. Buone vacanze a tutti, ci vediamo dopo Ferragosto.